Come molti di voi già sapranno, la maggior parte degli aerei da combattimento sono dotati di seggiolino eiettabile, che permette ai piloti in casi di emergenza di lanciarsi fuori dell'aeromobile. Questo processo di espulsione però, per quanto possa sembrare affascinante vedere i piloti essere lanciati in aria con dei razzi agganciati al loro seggiolino, oltre ad essere pericoloso richiede anche un tempismo perfetto. Questa opzione è infatti estremamente pericolosa, ma di certo migliore di rimanere all'interno di un aereo destinato ad esplodere. Oggi andremo a vedere 5 situazioni di estremo pericolo, dove i piloti hanno deciso di catapultarsi fuori dall'aereo, assieme al loro seggiolino. In questa prima clip, vediamo l'aereo da caccia avanzare, sta cercando di effettuare l'atterraggio. Se sapete il nome dell'aereo scrivetelo nei commenti. Improvvisamente però, quando l'aereo si trova a pochi metri dal suolo, l'aeromobile sterza, facendo perdere il controllo dello stesso al pilota. Il pilota in un istante, capisce che è il momento di catapultarsi fuori. In questo caso invece il pilota riesce a far atterrare l'aereo, con evidenti problemi però, l'atterraggio è infatti così brusco da rompere i carrelli dell'aereo facendo saltare qualche ruota, l'aereo striscia sulla pista facendo infiammare il telaio. Anche la fusoliera dell'aeromobile si spezza come si può vedere. Appena le fiamme però raggiungono la cabina di comando, il pilota si rende conto che non rimane altro che espellersi dall'aereo. In questa terza situazione l'aereo da combattimento sta volando vicino ad una spiaggia turistica, con dei bagnanti in mare. L'aereo in questo caso perde quote molto rapidamente costringendo il pilota ad effettuare l'espulsione in pieno mare. La cosa incredibile è che tutto accade così in fretta che i bagnanti se ne rendono conto solo in un secondo momento. Qui, l'aereo decolla con successo. Dalle immagini si vede come l'aereo prende quota velocemente, forse troppo velocemente. Pochi istanti dopo, il pilota realizza di non essere più in grado di controllare l'aereo. E quindi di espellersi. Nel momento dell'espulsione, si vede come questo sistema, quando viene attivato, causa la rimozione del vetro protettivo, ed il lancio del sedile assieme al pilota. Qui l'aereo sta prendendo velocità per effettuare il decollo, quasi subito però qualcosa si rompe provocando una fuoriuscita di fumo nero. Il pilota in questo caso riscontra un possibile pericolo di incendio, così decide di espellersi. In questo caso il pilota avrebbe probabilmente potuto salvarsi, senza ricorrere all'espulsione del sedile. È da tenere sempre presente, però, che questi aerei da caccia sono carichi di migliaia di litri di kerosene, quindi anche la minima fiamma potrebbe causare un incendio enorme e fatale per la vita del pilota. A prova di ciò andiamo a vedere la prossima clip. La situazione qui è simile alla precedente, l'aereo si trova nella pista, che però è ormai quasi finita. Anche in questo caso il pilota vede un potenziale pericolo d'incendio. Procedendo, quindi con l'espulsione. L'aeromobile esplode pochi secondi dopo, provocando un incendio notevole, alimentato dal kerosene, che era contenuto nel serbatoio. Se desideri che venga prodotta una seconda parte di questo video, lascia un like, oppure scrivilo nei commenti. Grazie.